Innovazione e sostenibilità. Agrilevante, la più grande fiera dedicata al mondo dell'agricoltura nel Mezzogiorno, apre i cancelli a Bari. Oltre 350 espositori provenienti da tutta l'area del Mediterraneo e non solo si confrontano e presentano i nuovi ritrovati in termini di mezzi agricoli e tecniche di coltivazione e allevamento. L'Italia gioca un ruolo strategico nel Mediterraneo guardando al settore agricolo. Sì, direi che questa fiera sicuramente è importantissima da questo punto di vista, cioè potrebbe veramente diventare un punto di riferimento per tutti i paesi dell'area del Mediterraneo. E in questo momento noi abbiamo delegazioni estere importanti e stiamo lavorando, le nostre aziende in questo momento stanno lavorando su tavoli per dei B2B, quindi è sicuramente una fiera che in futuro può essere sempre più strategica per i paesi del Mediterraneo, potrebbe diventare un giorno forse il ponte verso l'Africa. Questo tipo di fiere, di esposizioni dove i produttori, non parlo solo dell'agritech ma parlo anche dell'agrifood, di tutte le tipologie di categorie che abbiamo di prodotti che dall'Italia vanno all'estero, trovano nella fiera il momento in cui i produttori possono con più efficacia, più efficienza far conoscere i propri prodotti all'estero. Qua noi abbiamo le migliori eccellenze, noi sappiamo che l'agritech italiano, quindi i macchinari per lavorazione della terra italiani, sono tra i migliori macchinari nel mondo. Questo è un punto di riferimento mondiale. Quello che facciamo noi come ICE, una volta creata l'esposizione, è andare a prendere quegli operatori che servono a chi vende, quindi i buyers, chi viene qui ad acquistare i prodotti, e li portiamo letteralmente in Italia, proprio spesandogli il trasporto, la logistica, il prenotamento e tutto, e naturalmente li coccoliamo in modo tale che siano meglio predisposti ad acquistare i prodotti. Qui su 360 espositori noi siamo riusciti a portare più di 100, sono circa 115 operatori tra giornalisti e 103 buyers. L'agricoltura italiana e quella pugliese nello specifico sono chiamate a nuove sfide a partire dai cambiamenti climatici e dalla necessità di utilizzare al meglio l'acqua. Con la meccanizzazione in agricoltura si risolvono tanti problemi per quanto riguarda per esempio la produzione, quindi anche la sovranità alimentare di ogni singolo paese. Non solo l'agricoltura e la meccanizzazione serve a questo, ma serve anche per andare verso un'agricoltura sempre più sostenibile, perché oggi abbiamo delle attrezzature agricole che ci permettono di usare meno fitofarmaci, meno prodotti chimici, ci permettono di usare con più sapienza l'acqua, che è sempre un bene sempre meno a disposizione. Quindi la tecnologia, l'innovazione e la meccanizzazione serve anche per andare verso un'agricoltura sostenibile da un punto di vista ambientale. Abbiamo visto delle cose importanti, eccezionali, che coniugano l'innovazione in agricoltura e la tutela, mi piace sottolinearlo, della vita e della salute dei lavoratori, siano essi imprenditori agricoli che avventizi o braccianti agricoli impegnati nelle lavorazioni. Siamo in una fase, diciamo, molto importante che guarda al futuro con serenità, con grande attenzione, e diciamo è questa, dopo il periodo Covid e dopo tutto quello che abbiamo subito in termini anche di speculazione, è un momento anche per guardare con molta più fiducia al futuro. La nuova fiera del Levante a Bari si propone quindi di essere un punto di riferimento del Mezzogiorno per le fiere di settore specialistiche. È uno dei nostri percorsi strategici, è proprio quello di puntare su fiere di settore, su fiere specializzate, ed AgriLevante lo è ancora di più perché di fatto abbraccia quello che è il nostro patrimonio, che è l'agricoltura della nostra regione. Dunque ci aspettiamo un risultato in termini di visite molto forte, di specializzati, di gente che ha competenze nella materia, e qui troveranno un'offerta di tecnologia a livello internazionale incredibile. Ci sono oltre 350 espositori, di cui 50 sono esteri, delegazioni internazionali, dunque qualcosa veramente di importante per quello che vale all'interno della nostra attività di Nuova Fiera del Levante e per la città di Bari ovviamente.